Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi sono qui per mostrarvi il mio planner kit estivo, quindi una summer edition. Sapete, io i planner kit non li faccio frequentemente, ma soltanto in occasioni speciali. E quindi niente, l'estate mi ha ispirata e ho creato questo kit. Adesso vi mostro pezzo per pezzo. Allora, come prima cosa che vi faccio vedere sono queste carte. Come potete vedere sono in un formato grande, quindi sono in A4. Adesso ve le mostro una per uno. Troviamo questa qui con questo sfondo a gelato e dietro c'è una stampa a zig zag rosa acquarellata. Quindi questa è la prima. Come potete vedere è un formato veramente grande, non riesco nemmeno a inquadrarlo nella fotocamera, in quanto è 21 cm di larghezza e quasi 30 cm di altezza. Come secondo foglio ho creato questo qui con i fenicotteri e le ananas e questo sfondo azzurrino, ecco, diciamo così, che richiama moltissimo il mare e l'estate. Anche qui troviamo la stessa stampa a zig zag. Come terza e ultima carta in cartoncino da 230 grammi c'è questa qui che simula un ananas e dietro c'è sempre la stessa fantasia rosa. Quindi queste sono le prime tre carte e poi ho aggiunto due fogli in carta da lucido. Allora, ho realizzato queste due stampe. La prima è semplicemente ondulata, verde acqua, ecco, diciamo così, color Tiffany. E quest'altra invece richiama tutte queste foglie tropicali veramente bellissime. Allora, accantoniamo qui il tutto oppure le lasciamo qui in modo che riesco a mostrarvi il resto. Sono veramente troppo contenta di questo kit, mi piace tantissimo. Allora, ovviamente in abbinato alle carte ho creato questi quattro tab. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Questi quattro tab, uno con lo sfondo dell'ananas, fondo del gelato, quello lì con i fenicotteri e le ananas e quello lì acquarellato rosa. Ho inserito successivamente un set di 5 card, sono veramente carinissime. Ho cercato di inserire parecchie cose che richiamassero l'estate, ovviamente. Questo mi ricorda tantissimo il mare, ovviamente nelle acque pulite, perché da noi il mare non è per niente così. Questo qui ho scritto Hello Summer, quest'altra pure è carinissima, questa che mi ricorda tantissimo le sere d'estate con queste lucine fantastiche, poi questa e quest'altra con scritto smile. Poi ho inserito un set di tab, sono 4 tab e sono con tutti questi fiorellini troppo carine anche queste, e questi sono degli abbellimenti che noi possiamo inserire sia all'interno dell'agenda che nei nostri travelers. Questo, che io ne vado veramente tanto orgogliosa, mi piace tantissimo. Allora, è uno sticker book Summer Edition, è bellissimo, a me questa copertina piace tantissimo. E all'interno ci sono 8 pagine di sticker pretagliati. Eccoli. E sono veramente bellissimi, a me piacciono tantissimo perché ricordano tantissimo l'estate. Spero che riesca a dare questa impressione anche a voi, a me piace tantissimo, questa spiaggia è bellissima. Niente, visto che quest'anno il mare lo vedrò poco e niente, mi sono buttata tantissimo in questo kit estivo. In ogni kit che si rispetti non può mancare un set di abbellimenti e io ho creato questi qui. Cocktail a go-go. E anche il negozietto dei gelati, che adesso vi faccio vedere, ritornerà in questo kit. Hello Summer gelato. E poi si continua con gelati, cocktail, bicicletta e frutta.
E adesso vi voglio far vedere questa chicca. Mi sono divertita tantissimo a crearla perché dicevo: cavolo, devo creare una paperclip che non si è mai vista in giro. Cioè, voglio fare qualcosa di particolare. Ditemi se vi piace, vi prego, perché mi piace tantissimo. E sto parlando di lei. Ho creato questa paperclip a Mason Jar con il contenuto appunto glitterato. Dai, è fantastica, è bellissima. Non so se si riesce a vedere bene. C'è la cannuccia rosa, c'è il celeste, il dorato glitterato e la graffetta l'ho messa dorata. Ho aggiunto questa volta anche un block notice e ci sono all'interno 20 foglietti in carta da 80 grammi. E come potete vedere, ritorniamo alla bancarella del gelato. È veramente carinissima e all'interno di questo spazio bianco possiamo annotarci quello che vogliamo. Poi volevo aggiungere anche un inserto, perché visto che stanno andando tantissimo questi travelers e ce ne sono però in giro di veramente tanti formati, portiamo da un mini ad un massimo di una 5. Quindi l'inserto sarà così. All'interno ci sono pagine bianche, la grafica è questa, però potete scegliere appunto la dimensione. Come potete vedere ho fatto anche una 6, quindi questo qui è un passport, questa è una 6 e successivamente ho fatto anche un regular. Quindi ditemi voi quale formato preferite e lo aggiungiamo all'interno del kit. Ovviamente anche qui mi ripeto, ogni buon kit che si rispetti ha il suo charm all'interno, il suo ciondolo. Ecco, io ho voluto creare questo qui che mi piace tantissimo. Allora, è un fiocchetto in tulle rosa e ha al centro una striscetta glitterata dorata e ha il suo moschettone dorato che possiamo attaccarlo appunto ai nostri travelers, alle nostre agende. È veramente tanto carino e a me piace tantissimo, spero che piaccia anche a voi. Allora ragazze, questo è tutto il contenuto del kit, spero di essere stata breve e concisa. Spero che vi piaccia assolutamente, perché io ci ho messo veramente tutto il cuore in questo kit. Come al solito potete contattarmi sulla mia pagina Facebook che lascerò qui sotto in info box. E grazie per aver visto questo video e ci aggiorniamo appunto sulla mia pagina Facebook. Ciao ragazze!